E tuttavia lei nel suo discorso ha affermato, e cito, ciascuno degli alleati fa la propria parte. Allora io le chiedo, la nostra parte, signor Ministro, sarebbe semplicemente quella di dire sì signore? Noi riteniamo che l'Italia possa e abbia la capacità e la forza per fare molto di più di questo, dare un indirizzo, non limitarsi alla passiva accettazione di decisioni prese altrove. Non le consento di travisare il sentimento e le idee delle migliaia di persone scese in piazza per chiedere la pace solo il 5 novembre scorso, perché lei ha parlato di qualcuno che invoca un atteggiamento passivo, tipico di chi aspetta che passi la tempesta e spera che non lo tocchi. No, signor Ministro, questo non glielo consento, non è questo che chiede il popolo italiano e non è questo che chiediamo noi da mesi. Noi chiediamo al contrario che il governo italiano assuma un atteggiamento proattivo e si prodighi per restituire all'Italia e all'Europa centralità nel processo decisionale su un conflitto che, è bene ricordarlo, è in corso sul suolo europeo. E l'Europa pigola, invece, limitandosi a dire appunto sì signore. E non le permetto neanche di insinuare che noi non siamo al fianco del popolo ucraino, come ha invece fatto. Dopo quasi 7.000 civili ucraini uccisi, altri 15.000 dispersi e 14 milioni, in maggioranza donne e bambini, in fuga da bombe, fucilazioni, stupri e torture, noi chiediamo al governo una svolta, una fiera e coraggiosa presa di posizione che imponga ora le armi di tacere e di intraprendere invece dei seri negoziati di pace.